Ci siamo, si è rotto qualcosa. Lì. Sì. Ed ecco qui cosa è successo. C'è veramente il panico. Il panico. Si è rotta questa puleggia. Qua. Allora, cosa è successo? Niente, praticamente questa è tutta la polvere che è venuta fuori dalla cinghia che si è rotta. Questo poi è un po' tutto schifo, no? Della polvere che è accumulata di quando asciuga dei panni negli anni, no? Però tutto quello che è nero lì, quella fuliggine lì, esatto, che sto togliendo lì, ma lì è tutta la polvere della cinghia consumata, perché in realtà quello che è successo è che prima, quando si è rotta questa puleggia, si era rotta prima la cinghia. Allora cosa ho fatto? Ne ho ordinata una nuova e poi mi sono accorto del perché si era rotta la cinghia. Avevo visto questa puleggia che si era consumata. Allora mi sono detto, guarda, prima di ordinare la puleggia faccio una riparazione di fortuna. Allora cosa avevo fatto? Avevo preso il tape disc, avevo preso poi anche la colla a caldo e riempito questa puleggia rotta di colla a caldo e chiusa con il tape disc. Ma come avete visto, questa cosa non ha funzionato e ha causato nuovamente il blocco dell'asciugatrice. Ha funzionato per una settimanina e poi sì, lo schifo totale. Come si smonta questo pezzo? Questo pezzo viene abbastanza semplice, come vedete, è agganciato così. Ok, basterebbe quindi tirare via da entrambe le parti, sganciarlo in questo modo, un pezzo alla volta, uno così e uno così, e viene via pari pari. Già il primo pezzo sotto l'abbiamo sganciato, come potete vedere qui. Adesso sganciamo quest'altro pezzo da qui, in questo modo. Tiriamo fuori. Applicare un certo grado di violenza che non guasta mai. Eccoci. Allora, ci siamo quasi. Sono riuscito a farlo passare da qui. Ok, piegandolo in questo modo. Adesso però è rimasto incastrato lì. Quello che bisogna fare adesso è tirarlo fuori da lì e poi ci siamo. Eccolo qui. Ce l'abbiamo fatta. Adesso puliamo. Sì, amore, ce l'abbiamo fatta. Questo è il risultato dopo anni di utilizzo. Non si muove più. Invece quelle nuove sono molto più scorrevoli. Allora, come l'ho ribloccato? Ho messo praticamente un pezzo di corda con cui ho tirato e riagganciato la molla. Prima ho inserito questo pezzo, adesso quest'altro pezzo. Adesso lo metto in posizione. Vi consiglio di usare un'impugnatura di questo tipo, così riuscirete ad allargare questa molla malefica per metterla tutta in posizione. Adesso che è tutta in posizione, come potete vedere, la molla è al di sotto del motore, quindi siamo a posto. Possiamo procedere con il prossimo step, chiudere tutto e mettere di nuovo tutto in funzione. Bene, siamo arrivati al punto di dover ingrassare per bene le parti che scorrono. Ci mettiamo un bel guantino e poi usiamo questa fantastico lubrificante al litio. Ecco, vai, vi faccio vedere come si applica con delicatezza e accuratezza. Bene,
Ora, dopo l'ingrassatura, rimettiamo sulla cinghia e chiudiamo il tutto. Ovviamente queste sono le viti che dobbiamo mettere dentro. E queste sono due viti che mi sono rimaste, non so perché, da dove, però non servono. E questo è il risultato. Vediamo se funziona. Perché si è rotta la puleggia? Anni e anni di utilizzo, tutti i giorni, e polvere che si accumula nello scorrimento di questa puleggia. La puleggia fa sempre più resistenza fino a quando non si blocca del tutto. E quello che succede è che quando si blocca la cinghia continua a scorre la temperatura è abbastanza alta perché deve asciugare e si consuma la plastica, si consuma, si rompe e poi piano piano la plastica che si rompe consuma la cinghia, si rompe la cinghia e l'asciugatrice si rompe, non gira più. E tu dici, vabbè, facile, è la cinghia. Non è solo la cinghia, è anche la puleggia che si è consumata. Difetto che capita, ecco. Costo, diciamo, 60 euro. 30 e 30, 30 la cinghia e 30 la puleggia. Va bene, vediamo quanti anni ancora dura questa asciugatrice. Ciao a tutti.